Lutto per il mondo viola lo ha comunicato la stessa Fiorentina sul sito ufficiale. Se n'è andato Ardico Magnini, aveva 91 anni, grande forza fisica, temperamento, ha giocato e segnato anche da Zoppo. Simpatia trascinante, combattute, imitazioni esilaranti, Magnini era un cuore viola vero, amatissimo dai tifosi di tutte le generazioni. A ottobre 2018 la nostra Veronica Maffei lo aveva intervistato in occasione dei suoi 90 anni. E lui, ancora lucidissimo, aveva regalato diversi aneddoti come quello della famosa Fiorentina Pistoiese, in cui a tutto il Franchi sembrò di vedere un UFO. Cominciò a, a piovicinare dei de, de lucci, tipo, non so se erano coriandoli. andoli. A quella maniera siamo rimasti imbriacati da, da quell'affare lì. Tutto a un tratto, dopo un po', presi e ripartì via, e non si è saputo più nulla. Ma Magnini deve essere ricordato non solo per la sua simpatia: vinse il primo storico scudetto della Fiorentina nel 1956. Giocò la finale di Coppa Campioni Pessa l'anno dopo contro il Real Madrid. Nella sua carriera da terzino, come si diceva una volta, anche 20 presenze in nazionale. Eh, lo scudetto della Fiorentina. Eravamo 11, una persona. Gli 11 in una persona, perché tutti si parlava la stessa lingua.